Ciao, io sono Samuele e benvenuto in Pompe di Calore su Misura. In questo video andiamo a vedere come calcolare il fabbisogno termico di un'abitazione esistente partendo dai consumi attuali dell'abitazione oppure dalla stratigrafia. Ora andiamo a calcolare il fabbisogno termico dell'abitazione. Quindi andiamo sull'icona simulazione, diamo i riferimenti, su climatizzazione invernale, fabbisogno termico. Allora abbiamo tre possibilità: o abbiamo già a disposizione il fabbisogno termico dell'abitazione, quindi andiamo a inserirlo semplicemente qui con la temperatura interna e la temperatura esterna di progetto e temperatura massima esterna, oppure andiamo a calcolare il fabbisogno termico o dai consumi attuali o dalla stratigrafia o da entrambi per fare una verifica. Quindi andiamo a selezionare calcola da consumi, inseriamo il tipo di combustibile, in questo caso ad esempio metano, il costo del combustibile, l'aumento del costo annuale, il consumo annuo di combustibile in metri cubi, i giorni di riscaldamento, il rendimento dell'attuale generatore, le ore di funzionamento giornaliere in riscaldamento e la temperatura media esterna, quindi non la temperatura minima di progetto, ma la temperatura media esterna di quella specifica località. In questo caso l'algoritmo ha calcolato una potenza termica massima di 8,6 kW per riscaldare quell'abitazione che aveva quel tipo di consumi che abbiamo appena inserito. Se andiamo a modificare la temperatura di progetto, vedremo che anche la potenza massima necessaria per riscaldare si adegua di conseguenza. Torniamo a meno 5. Oppure possiamo calcolare il fabbisogno dell'abitazione dalla stratigrafia dell'abitazione. Quindi si aprirà la nuova interfaccia dove andiamo a inserire la stratigrafia dell'abitazione. Abbiamo le varie pareti, quindi è stata simulata l'abitazione come un cubo. Abbiamo le pareti nord, est, sud, ovest. Mettiamo la dimensione della base della parete nord e della parete sud, in questo caso ad esempio 10 metri. E diamo la dimensione della base anche della parete a est-ovest, in modo da crearci il nostro cubo. In questo caso l'abitazione è composta da due piani, quindi andremo a inserire l'altezza di 6 metri. Iniziamo quindi con la parete nord, con la stratigrafia del muro della parete nord. Allora iniziamo con l'intonaco, diamo i millimetri di spessore, e l'aggiungiamo. Poi aggiungiamo il forato da 25 cm, poi aggiungiamo la lana di roccia da 4 cm e poi un altro forato da 8 cm per finire poi con l'intonaco. Ecco, abbiamo creato la nostra stratigrafia e in maniera molto semplice posso passare sopra con il cursore e vedere da subito la resa, lo spessore e la resistenza termica di questo particolare elemento. Posso modificare poi lo spessore dell'elemento semplicemente con il cursore del mouse. Ora nella parete nord devo inserire anche la parte finestrata, quindi andiamo a inserire le singole finestre. La prima finestra da 1000x1200, il vetro è un doppio vetro, un vetro senza trattamento, un telaio in alluminio con taglio termico, come isolamento manteniamo l'aria, dimensioni delle lastre di vetro, e aggiungiamo la prima finestra. Poi aggiungiamo la seconda finestra. Sempre
sempre in alluminio. E poi aggiungiamo una porta finestra. Bene, quindi abbiamo creato la nostra parete nord. Stesse cose dovrò farle sulle pareti est, sud e ovest. Posso semplicemente anche andare sul tasto copia muratura parete, andare sulla parete est e incollare, come pure in quella sud e su quella ad ovest. Per le finestre stessa cosa, quindi vado a copiarmi queste finestre, le porto anche nella parete est, andando magari a togliere la porta finestra. Copio questa, vado nella parete sud e incollo. Andiamo ora a definire la parte di copertura. Avendo l'abitazione una base da 10x8, quindi sono 80 metri quadri, iniziamo a completare il nostro tetto. Una copertura in cotto. Andiamo a prendere poi il legno. Uno strato d'aria. E ancora legno. Ecco quindi composto la nostra copertura. Anche in questo caso, semplicemente col cursore del mouse posso modificare gli spessori. Ci rimane poi la parte di pavimento. Allora andiamo a crearci il nostro pavimento con delle piastrelle in ceramica. Con il massetto. Con poi PS. Poi con il cemento. Ecco quindi completata la nostra stratigrafia completa del nostro cubo. A questo punto abbiamo qui sotto già i dati di dispersione. Abbiamo quindi una dispersione per trasmissione di 5418 watt, 2000 watt di ventilazione, per una dispersione totale di 7418 watt. Ecco, in questa maniera abbiamo calcolato il fabbisogno termico dell'abitazione e possiamo andare a simulare l'impianto.